Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ho appena comprato un nuovo fucile a pompa. Nel comprarlo ho speso un bel po' di soldi, ma non perché costa il fucile a pompa, ma perché costa comprare le munizioni. Perché? Perché devi far pagare $2000 10 munizioni? Cioè, nel senso, non ha senso, perché tu non stai comprando le munizioni singole, ma stai ricomprando l'arma con le munizioni. Non ha senso. Va bene primo esperimento, ma una stronzata del genere si poteva benissimo controllare. Comunque, proseguiamo le missioni per i Vikings e vediamo dove ci portano. Stavolta salvare Johnny? Scopriamolo. Il salvataggio. You think it'll work? It has to. Sit down, son. Ciao. We got a way to rescue Johnny. Davvero? The shit Johnny said about Warren and Tanya really got to Tony. Now the only time she's allowed out of his sight is when she's checking on the rebuilding of the recording studio. Every day that bitch gets driven to the construction site in a limo, then sneaks off to get a free gun with Warren before she goes back home to Tony. While she's busy sucking cock, you deal with the chauffeur and take his place. When she's done wiping her mouth, she'll have you drive her back. Once you're at Tony's, it's all up to you. Va bene. Please bring Johnny back. Just don't tell him I was worried. Va bene, lo farò, signora. Oh, sono preoccupata invece. Tiè, accendo una candela. Ti prego, porta a casa Johnny. Ah, va bene. Verde d'invidia? Io avrei detto viola d'invidia. Sai, i Saints sono viola. Ma dai, ma c'è una vecchia con le stampelle. Ma guarda che diversità, che impegno addirittura. Ed eccoci arrivati. Qua è dove abbiamo distrutto il palazzo? No, sì. No, non è quella zona. No, e invece sì, è questa. Stanno già ricostruendo, l'hanno già ricostruito. Controlliamo. È in No, vabbè, dai. Quanto impegno, non posso dire nient'altro. Quanto impegno. Aspetta un secondo. Vado un attimo a sbombolettare questo, visto che già siamo qui. In giro sono nascosti i punti tag. Sì, grazie. Ah, ok. Ecco fatto. 550 di rispetto. Porca troia, vale più la pena fare i graffiti che... Scusa, sembrava volante. L'ho visto così, sembrava volasse. Vale più la pena fare i graffiti che le missioni. Oh beh, adesso che lo so li vado a cercare tutti. Fedeltà. Bella, fratello. Hello, Miss Winters. Is Warren here? He's in the back. Keep the car running. Knowing Warren, I should be back shortly. Pure. Segui la limousine. Aspetta, aspetta. Fermati. Vai. Uccidi l'autista di Tanya. È stato facile. Dove va? Dai. Oh, così non devo neanche sprecare le munizioni. Cerchiamo di non graffiare la macchina. Ehi, ho appena finito di dire la frase. Cerchiamo di non graffiarla. Eccomi qua, Tanya. È stato veramente veloce. Va bene, andiamo a fare shopping, signorina. Porta Tanya al negozio d'abbigliamento. You just ruined my line. I can't believe Luz is still wearing last season's heels. Oh, quella zoccola, eh? So Warren called me Aisha again today. Can you believe that? Che stronzo, eh? King is still blaming me for losing prom court. È colpa tua, infatti. Anthony better have killed Gap by the time I get home. Io invece credo che no, non sarà morto e no, lo salveremo. King really should start listening to Warren. E invece no, non lo farà, non gli darà mai retta. E ora dove si va, signorina? I'd like to pick something up for Tony. Ah, vuoi comprare un'arma carina? Ma che persona carina che sei. Warren and Anthony are both so clueless. E invece sei tu l'unica furba? You know, sometimes I just want to say fuck it all and go to Hollywood, you know? Vai, che magari fai la barbona. Eccoci arrivati al Friendly Fire. Aspetta che parcheggio meglio.
I wonder if they gift wrap. Secondo me sì, siamo pur sempre in America. Ma ti devo aspettare veramente. Hey player, you got a problem. Ma lui dice hey player. Ma dai. These are our boys and I don't want them getting hurt. Quella. Ma ha preso una K-47. Take me back to 707 Springfield. Ok. Dove si trova? Oh merda, i Saints. Aspetta che scappo. Aspetta. È un po' difficile, la limousine è lenta. Ragazzi, sono dei vostri, smettetela di venire di spararmi. Madonna, che volo che si è fatto questo. Allora, aspetta, partiamo da un presupposto. Dove devo andare io? Qua, perché non mi metti il segnalino? Ragazzi, sono dei vostri, smettetela di spararmi, per favore. Porca troia, che volo che si è fatta la macchina. Oh, finalmente se ne sono andati. Credo, spero. Calma, calma, che sennò finisco in acqua. Madonna, signora, scusi. Madonna, quante che distese verdi che ci sono. Grazie. Ricordati di darmela però la mancia, Però in una missione del genere io mi ricordo, aspetta, di qua, che c'era anche in GTA San Andreas che dovevi fingerti un parcheggiatore, però almeno dovevi rubare anche il vestito. Dovevi rubare anche il vestito del parcheggiatore. Prima le signore. Secondo me... No, beh, non sa che eravamo noi. Non è così furba. Puttanega. Che pugno incredibile. Allora, aspetta, meglio non attirare attenzioni che non dovremmo. Tania, tra l'altro, dov'è finita il corpo, più o meno? Stavo per dire il cadavere, ma non è morta. Oh sì, no, non è morta per un pugno, dai. Ok, il tizio è qua su questo piano. Merda, e ci hanno già sgamato, neanche sono entrato io. Dai, un altro colpo. E dai, quanti colpi vuole questo tizio? Quanti colpi ci sono voluti? Oh, volevo cercare di rompere il coso di frutta, ma non ci sono riuscito. Ah, my god, aspetta. Allora, aspetta. Ehi, tutto a posto? Aspetta. Ma questo è un revolver. Aspetta che mi faccio un revolver oggi. Oggi mi faccio il revolver. Altro che la pistoletta del... Dove sei? Eccolo là. Fucilozza a pompa. E via. È una sfida fra fucili a pompa qui, eh. Ah, dobbiamo ricaricare tutti e due. Oh, fantastico. E lo stronzo è morto. Giù, proprio qua nelle coste. Un attimo, Johnny, scusami. Fucking chair. About fucking time you got here. Scusami. Aisha era preoccupata. Where's Green? Lì, morto. È giustamente la soddisfazione, c'ha ragione. Me l'aspettavo qua in fronte io. I heard Green say that he's got some heavy shit in the back. I'll have some of our boys roll on over and bring the hardware back to the crib. Beh. Oh, speravo di rubarmele io qualche arma. Vabbè, speriamo che mi dia qualcosa. $1,600, va bene. E ho un nuovo alloggio per caso? No, non è un nuovo alloggio. Green aveva la paperella sulla vasca. E si sposta anche. No, vabbè, dai.
Oh, fucili, che non posso prendere, giustamente. No, ho trovato la stanza segreta, ma che figata. Pure. Va bene, aspetta, chiuderò l'episodio allora uccidendo i Vice King che stanno cercando di rubarci il posto. Che zona è? Questa qui. Ok, devo raggiungere allora il chirurgo palastico. Come faccio a uscire? Dov'è l'uscita? Ah, invece è un alloggio, posso salvare, fantastico. O meglio, forse posso salvare ma non vale come alloggio. Vabbè, andrei... Ah no, invece sì, c'è la cassaforte. Boh, non lo so, vabbè, io intanto salvo. E andiamoci a ripicchiare tutto Kill che è nostro. Eccoci qua. Levatevi dal cazzo, maledetti King. Devo trovare quel gruppo di persone. Eccolo qua, aspetta, aia che dolore. Aspetta, sali. Bravissimo. Madonna mia, che dolore. Dov'è l'ultimo? Madonna, il revolver, un colpo e un morto, sul serio. Sto revolver, porca troia, probabilmente mi costerà un sacco di munizioni. Merda, ma proprio adesso il treno doveva passare. Ehi, stronzi, questo è il mio quartiere. Mamma mia, meglio di un cecchino sta roba. Porca miseria. E ora devo scendere, però ho paura che saltando giù mi ammazzo. Questa esplode. Questa qui esplode. E infatti, cosa avevo detto? Che bello che effettivamente le guerre tra gang sono effettivamente per strada, nel senso succedono veramente. Eccovi qua. Maledetti topi di fogna. Contrattacco riuscito. Modestamente. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.